Questa via, l'Appia, che i romani definirono regina delle strade, percorsero venendo a Roma gli apostoli Pietro e Paolo. Dall'oscurità delle catacombe al sole delle basiliche, rivelarono al mondo le verità del Vangelo. Ogni chiesa in Roma ricorda una storia o una pia leggenda di martirio e di vittoria. San Nereo, la fascia caduta dalla piaga di Pietro. San Gregorio Alcelio, l'ascesa del grande Papa console di Dio. Santi Giovanni e Paolo, la persecuzione di Giuliano l'Apostata. La navicella, la libertà della Chiesa fra le tempeste dei barbari. Santo Stefano Rotondo, il tempio commemorativo di tutti i martiri. San Clemente, la primissima abitazione dei papi durante le persecuzioni. Santa Maria Nova, la vittoria sulle insidie di Simon Mago. Il carcere Mamertino. Sotterranea prigione di chi era riservato alle croci e alle belve. Lara Celi, ara della madre del Redentore, sognata da Cesare e Augusto. Santa Maria in Trastevere, dove un'improvvisa eruzione di crisma annunciò la nascita a Betlemme del Cristo. San Lorenzo, il sacrificio del diacono che non volle tradire i poveri. Santa Maria Maggiore, consacrata dal pontefice Sisto dopo il concilio di Efeso. Il Laterano, che Dante vide andare di sopra alle cose mortali quando ne varcò la soglia. Questa è Roma, capitale e patria di ogni cattolico. Presso la tomba di San Paolo, il 25 gennaio 1959, Giovanni Vigesimo III annunciò ai cardinali il Concilio Ecumenico Vaticano II. Alla vigilia della storica Assise, il Papa parte dal Vaticano verso il santuario pontificio di Loreto sul mare Adriatico. Primo treno papale che attraversa l'Italia. La Bruna Madonna attende.
attende la folla accorsa dalle città vicine, dalla regione tutta. Ondeggia come il vicino mare, che in una notte medioevale vide passare in volo recata dagli angeli la piccola casa di Maria di Nazareth, dove il Verbo di Dio si fece uomo. Operai, agricoltori, pescatori sono saliti quassù a salutare il Papa degli Umili, il Papa che per ciascuno sa trovare un sorriso e una parola di bontà. Presente a Loreto insieme al popolo, il governo italiano e il presidente della Repubblica. Nella basilica, la piccola dimora di Nazareth. La casa ricorda la madre nella sua famiglia. Il pontefice è venuto a invocare la madre di Gesù perché protegga tutti i figli di Dio, per i quali si celebra l'imminente concilio. Il Santo Padre incorona nuovamente la pia immagine mariana, sull'esempio dei suoi predecessori, e particolarmente di Pio IX, che salì a Loreto quasi alla vigilia del Concilio Vaticano I. Benedice quindi i presenti e quanti seguono per mezzo della radio e della televisione la cerimonia. Benedice i piccoli, gli infermi, i bisognosi. Al suo gesto paterno risponde il commosso entusiasmo del popolo, il popolo del Concilio, che si sente partecipe di una pagina di storia. Poco prima, parlando nell'interno della Basilica alle autorità, ai cardinali, ai 20 vescovi e al clero marchigiano, Giovanni XXIII ha detto che la sua peregrinazione apostolica a questo antico e venerato santuario vuole essere un suggello alle supplicazioni che in tutti i templi del mondo, di Oriente e di Occidente, e nei sacri recessi del dolore e della penitenza, si sono elevate a Dio per il felice svolgimento della grande assise ecumenica.
sera, ritornando verso Roma, il Papa sosta ad Assisi sulla tomba di San Francesco, auspicando pace nella concordia, nella comunicazione scambievole da un capo all'altro del mondo, delle immense ricchezze di vario ordine e natura che Dio ha affidato all'intelletto, alla volontà, all'indagine degli uomini, affinché la giusta ripartizione segni l'ascesa di quei principi di socialità che sono da Dio e a Dio riportano. Tutto il mondo festosamente convengono in Roma circa 2500 vescovi, arcivescovi, patriarchi, cardinali. Aerei, navi, treni sono ben più rapidi dei mezzi di trasporto di cui si servirono quasi 100 anni or sono i pastori che Pio IX aveva convocato per il Concilio Vaticano I, che dovette essere interrotto nel 1870 alla vigilia della guerra franco-prussiana. Molti dei presuli d'oggi hanno comunque dovuto compiere lunghi e faticosi tragitti prima di imbarcarsi. Li accompagnano la nostalgia e la preghiera di 200 vescovi, incarcerati e perseguitati per la fede. Anche la provenienza attraverso i cieli, gli oceani, le terre di ogni latitudine rispecchia nella realtà dei fatti la definizione di un concilio ecumenico, cioè universale. Esso è infatti un organo straordinario di magistero e di governo che riunisce solennemente tutto il corpo episcopale della Chiesa Cattolica, successore del Collegio dei 12 Apostoli, sotto la presidenza e l'autorità del Pontefice Romano, successore del Capo degli Apostoli. I pastori della Chiesa convengono in aperta e fraterna discussione per l'esame e lo studio di alcuni punti della dottrina e della disciplina oggi più importanti e sensibili in vista del maggior bene del popolo di Dio. Convengono, come abbiamo detto, da tutte le parti del mondo e nei treni, sui transatlantici, negli aerei si sono incontrati, alcuni per la prima volta, altri dopo separazioni di anni, vescovi le cui cattedrali grandeggiano nelle metropoli gremite a milioni, o sono capanne immerse nelle foreste vergini, o chiese che ricordano nell'architettura civiltà e arti diverse e lontane. Ma in tutte, dalle Pampas alle pianure dell'Europa orientale, dalle rive degli oceani a quelle dei grandi fiumi dell'Asia, dalle gelide terre vicino alle calotte polari, alle calde zone equatoriali, in tutte ugualmente, è contemporaneamente presente nell'ostia consacrata il Redentore. In tutte identico è il Vangelo e la fedeltà alla tradizione oltre ogni terrestre contingenza. Compiono il lungo viaggio verso Roma con nel cuore la stessa gioia per il grande evento cui sono stati chiamati a partecipare, principi della Chiesa e presuli che non soltanto nello spirito confermano la fedeltà alla serena povertà evangelica. Vescovi che le necessità del ministero pastorale hanno abituato all'uso dei mezzi della tecnica più moderna e missionari abituati alle lunghe marce con lo zaino in spalla. E qualcuno non ne ha dimenticato l'abitudine. Per i 3 anni di preparazione del concilio hanno mantenuto un continuo contatto epistolare con la sede di Pietro, rispondendo a quesiti, avanzando proposte, progetti e consigli. Una corrispondenza che è stata raccolta in 16 volumi di quasi 10.000 pagine. E tutto è stato ordinato dalle commissioni in testi pronti a ritornare ai vescovi per la definitiva discussione nell'aula conciliare. Thank you.
L'arrivo a Roma è per tutti un ritorno alla casa del padre. Per il primate di Polonia, le accoglienze e gli applausi hanno un più profondo significato. In lui si rende omaggio ai 30 vescovi della sua terra che non hanno potuto seguirlo. Ottobre 1962. Dopo una notte di pioggia si annuncia la grande giornata. Quasi l'alba quando arrivano in Vaticano i primi padri conciliari. Sta per verificarsi un fatto che sarà la testimonianza, la prova visiva della universalità e unità della Chiesa. Più di 500 milioni di cattolici distribuiti in oltre 2000 ripartizioni territoriali al di là di ogni frontiera statale, guidati da circa 3000 pastori. Testimonianza di universalità vissuta e vivente. Sono vescovi etiopici e russi, malancaresi e siri, copti, caldei, maroniti, ruteni, melchiti, greci, latini, armeni, malabaresi. Perché la Chiesa, una di fede, ha saggiamente conservato tradizioni e vesti liturgiche, riti e lingue di comunità antiche ed illustri di alcune zone di Europa, del Medio e dell'Estremo Oriente. Così ogni giorno, nelle chiese cattoliche di tutto il mondo, la Santa Liturgia viene celebrata in una ventina di lingue differenti. E tuttavia, pur nella meravigliosa varietà liturgica, la forma fondamentale della Santa Messa, preghiera e culto della parola divina, sacrificio eucaristico e cena eucaristica, rimane identica per tutti i riti. Tutti si radunano in queste sale meravigliose, affrescate dai più grandi pittori di ogni secolo.
Frattanto, il Papa si avvia alla Cappella Paolina per l'adorazione al sacramento. Per la Scala Regia, fra le colonne allineate dal Bernini, discendono i vescovi e gli arcivescovi di tutta la cattolicità. Il più giovane è poco più che trentenne, il più anziano un romano di 100 anni. E sulle gradinate prende posto la Guardia Palatina, formata da studenti e artigiani, impiegati e operai, tutti volontari. Alla testa della processione incedono i custodi del triregno, simbolo del papato. Logge del maggiordomo e delle dame sono gremite di invitati, fra i quali le consorti dei diplomatici. Si spalanca la bronzea porta del filarete. Le guardie svizzere fanno largo all'ingresso della processione. Alla candidissima fiumana che avanza solennemente. Quando i primi varcano la soglia della basilica, la folla sulla piazza cerca di guadagnare ogni posto per godere più da vicino di questo spettacolo imponente. Il corteggio degli arcivescovi e dei vescovi è lentamente disceso. A palazzo restano i cardinali accanto al Papa in attesa che i padri conciliari abbiano preso il posto loro assegnato nella basilica. Intervengono missioni diplomatiche straordinarie di 85 stati.
Roma è ancora stamane la terra donde uscirà la parola di luce nel mondo. Il pontefice, dopo la preghiera, si appresta a discendere nella basilica. Canto del Magnificat, intonato dal clero romano, accompagna i padri conciliari. Capi di Stato, prende posto il Gran Maestro del Sovrano Ordine di Malta. L'Italia che ospita il Concilio è rappresentata dal Presidente della Repubblica, Antonio Segni.
Agli occhi del Papa, la Basilica si offre in un rinnovato splendore. L'aula conciliare culmina nell'altare posto davanti alla tomba del Principe degli Apostoli, presso la quale l'attuale successore di San Pietro sosta in breve preghiera. Sommo Pontefice intona l'inno allo Spirito Santo, seguito da tutti gli astanti. Seguono le preghiere allo Spirito Santo, alla Vergine Madre di Gesù e agli Apostoli Pietro e Paolo, e l'invocazione dell'assistenza divina sul Concilio. La Tua ispirazione, o Signore, predenga i nostri atti e il Tuo aiuto li accompagni, affinché la nostra preghiera e il nostro lavoro da Te prendano inizio e in Te si compiano.
Il Papa ha dato inizio alla messa pontificale dello Spirito Santo, celebrata dal cardinale Eugenio Tisserand, decano del Collegio Cardinalizio. Sul trono il pontefice è incensato secondo il rito. Lettura di un brano degli Atti degli Apostoli e di alcuni versetti biblici, il Santo Padre benedice l'incenso per l'omaggio al Vangelo. Risuonano nell'aula le parole di Gesù all'ultima cena. Lo Spirito Santo vi insegnerà tutto e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Vi do la mia pace, non quella del mondo. Non si turbi il cuor vostro. Il canto del credo riempie le volte della Basilica Michelangiolesca. Poi si compie il rito dell'offerta. Ci avviciniamo al momento più augusto della celebrazione dei divini misteri, la consacrazione del pane e del vino. Preghiera del Signore, il Padre nostro, precede la comunione del celebrante.
La benedizione del pontefice conclude la messa pontificale. Apre la prima sessione del concilio con l'intronizzazione del Vangelo, che in tutti i 20 concili ecumenici ha occupato il posto d'onore. L'arcivescovo Pericle Felici, segretario generale del concilio, presenta al Papa un prezioso manoscritto dei Vangeli, fatto miniare alla fine del secolo XV da un pio principe del Rinascimento italiano, Federico da Montefeltro. In tutte le sessioni del concilio, il Vangelo sarà deposto su un leggio dorato che fu già usato nel primo concilio Vaticano. Aiutato dal cardinale diacono, il Papa indossa i paramenti vescovili e quelli che gli sono propri, come il succintorio, che è una striscia di stoffa decorata con un agnello e una croce d'oro e pendente al fianco sinistro. Il fanone, che è una grande pellegrina doppia di seta ed oro, a linee bianche, auree e amaranto. Il pallio, che è una banda di lana bianca contraddistinta da 6 croci nere in seta. Il pallio è tessuto con la lana degli agnelli benedetti dal Papa, il giorno di Sant'Agnese. È un'insegna liturgica di onore e distinzione riservata al Papa e agli arcivescovi metropoliti. I palli sono conservati in una cassetta d'argento dorato presso la tomba di San Pietro. Della cerimonia detta dell'obbedienza, omaggio di sudditanza e di fedeltà al capo visibile della Chiesa. Salgono al trono tutti i cardinali, i patriarchi e 2 rappresentanti degli arcivescovi, vescovi, abati e superiori generali degli ordini religiosi, oltre il segretario generale del concilio.
Santo Padre si inginocchia al Paldistorio, avendo attorno i tre avvocati concistoriali, promotori del concilio, e pronunzia dinanzi all'assemblea genuflessa la solenne professione di fede cattolica, tradizionale per tutti gli atti più importanti dell'Episcopato. Ecumenico Concilio Vaticano tradita, definita, ad declarata, presertim de Romano Pontificis primato et infallibili magisterio, indubitante recipio, atque profitio, simulque, contraria omnia, atque eres quascunque ap ecclesia damnatas et reiectas et anatematizatas, ego pariter damno, reicio et anatematizo. Anc veram catholicam fidem, extra quam nemo salvus esse potes, quam in presentis ponte profitior et veraciter teneo, e andem integram et inviolatam, usque ad extremum vite spiritum constantissime, Deo adiuvante retinere et confiteri, atque a mei subditis velillis quorum curat me immunere meo spectavit, teneri et doceri et predicari quantum in me erit curaturum. Ego ideum, Ioannes Vigesimus Tertius, Episcopus, Ecclesiae Sante, spondeo, voveo, agiuro, sic me Deus adiuvet, et ex Santa Dei Evangelii. Pericles, archiepiscopus titulos samosatensis, firma fide credo et profiteor... Il segretario generale del concilio ripete ad alta voce dal lambone la stessa professione di fede a nome di tutti i vescovi e padri del concilio, i quali prima della fine della sessione consegneranno il documento firmato. Visibilium omnium et invisibilium, et in unum dominum Iesum Christum, Filium Dei Unigenitum. Preghiera in silenzio, la preghiera unanime, come nel cenacolo il primo giorno della Chiesa. Ecco qui, o Signore Spirito Santo, alla tua presenza adunati particolarmente nel tuo nome. Insegnaci quello che dobbiamo fare. Sii tu sola guida e ispiratore dei nostri pensieri. Il canto delle litanie dei santi invoca la Chiesa trionfante e il pontefice, impugnando la croce papale, benedice tre volte il concilio. Ut anc santam sinodum et omnes gradus ecclesiasticos benedicere digneris. Ut anc santam sinodum et omnes gradus ecclesiasticos benedicere et regere digneris. Ut anc santam sinodum et omnes gradus ecclesiasticos benedicere, regere et conservare digneris. Ut inimico sancte ecclesiae uniare digneris. Et principibus Christianis pace et veram concordiam donare digneris. Unus meditori tuo santo servizio confortare et conservare digneris.
testa scoperta, recita infine la preghiera perché il Signore conceda alla Chiesa, riunita nello Spirito Santo, sicurezza e tranquillità. Ecclesia tua misericors Deus, o Santo Spirito congregata, ostili nullatinus incursione turbetur, per Christum Dominum nostrum. Si leva quindi in latino e in greco il canto del Vangelo, nel quale Gesù conferisce agli apostoli la potestà di insegnare, di battezzare le genti, di recare al mondo intero il messaggio della salvezza. I vescovi di rito orientale invocano melodiosamente nella loro lingua e con antichissimi testi la luce dello Spirito Santo sui lavori del Concilio. Venerabiles fratres, gaudet mater ecclesia. L'assemblea è intenta adesso ad ascoltare la locuzione inaugurale del Papa. Il Santo Padre rileva che i concili ecumenici attestano chiaramente nella storia la vitalità della Chiesa Cattolica e la continuità del magistero ecclesiastico. Dopo 20 secoli, il grande problema posto davanti al mondo resta immutato. Il Cristo, sempre splendente al centro della storia e della vita. Gli uomini o sono con Lui e con la Chiesa sua e allora godono della luce, della bontà, dell'ordine e della pace, oppure sono senza di Lui o contro di Lui e deliberatamente contro la sua Chiesa. Divengono motivo di confusione, causando asprezza di umani rapporti e persistenti pericoli di guerre fratricide. I concili ecumenici sono celebrazione solenne della unione di Cristo e della sua Chiesa e perciò portano a universale irradiazione di verità, retta direzione di vita individuale, domestica e sociale, a irrobustimento di spirituali energie in perenne elevazione verso i beni veraci ed eterni. Dopo aver accennato al primo annunzio del Concilio Vaticano II, il 25 gennaio 1959, presso la tomba di San Paolo, e ai 3 anni di laboriosa preparazione, aperti all'indagine più ampia e profonda della condizione spirituale del mondo contemporaneo,
Il Papa afferma che nel presente momento storico la provvidenza ci sta conducendo ad un nuovo ordine di rapporti umani che per opera degli uomini e per lo più al di là della loro stessa aspettativa si volgono verso il compimento di disegni superiori e inattesi. E tutto, anche le umane avversità, dispone per il maggior bene della Chiesa. L'assenza di moltissimi vescovi, perché imprigionati per la fede o trattenuti da altri impedimenti, addolora il cuore del Papa, il quale trova però motivi di conforto nel fatto che la Chiesa può far sentire oggi la sua voce, piena di maestà e di grandezza, non soggetta ad ostacoli profani che si avevano nel passato. Il compito precipuo del Concilio è la difesa e l'avvaloramento della verità. E la Chiesa propone al mondo senza distaccarsi dal sacro patrimonio ricevuto dai padri, affinché non succeda che il fascino delle cose visibili impedisca il vero progresso dell'umanità. La rinnovata, serena e tranquilla adesione a tutto l'insegnamento della Chiesa, nella sua interezza e precisione, permetterà un balzo innanzi verso una penetrazione dottrinale e una formazione delle coscienze, in corrispondenza più perfetta di fedeltà all'autentica dottrina, studiata ed esposta attraverso le forme della indagine e della formulazione letteraria del pensiero moderno. La Chiesa userà la medicina della misericordia piuttosto che della severità, mostrando la validità della sua dottrina piuttosto che rinnovando condanne. Vuol mostrarsi madre amorevole di tutti, anche verso i figli da lei separati. Con l'aiuto dell'intera dottrina rivelata da Dio, gli uomini potranno raggiungere una completa e salda unità degli animi, cui è congiunta la vera pace e l'eterna salute. La Chiesa Cattolica ritiene suo dovere adoperarsi attivamente perché si compia il gran mistero di quella unità che il Cristo ha invocato dal Padre Celeste. L'unità dei cattolici tra di loro, l'unità di preghiere e di ardenti desideri con cui i cristiani separati dalla sede apostolica aspirano ad essere ad essa riuniti. L'unità nella stima e nel rispetto verso la Chiesa Cattolica da parte di coloro che seguono religioni ancora non cristiane. Avviandosi alla conclusione, il Papa saluta il giorno foriero di luce splendidissima che sorge nella Chiesa e formula una preghiera perché si adempiano le speranze e le aspirazioni del mondo intero. Absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus, tribuat vobis, omnipotens et misericordiae. Alla benedizione apostolica che conclude la cerimonia, si inginocchiano anche i numerosi membri delegati da varie confessioni cristiane che sono presenti al Concilio in qualità di osservatori. Patris et Fili et Spiritus Sancti descendat super vos et maneat semper.
Concilio Ecumenico Vaticano II è ormai una realtà presente e proiettata nel futuro. Da ogni parte della terra si guarda a Roma, a San Pietro, in attesa delle decisioni che i padri dovranno affrontare per dare alla Chiesa la possibilità di contribuire più efficacemente alla soluzione dei problemi dell'età moderna, come il Pontefice aveva annunciato nella bolla di indizione. La prima fase dei lavori si inizia il 13 ottobre nell'aula vigilata dalla millenaria statua di San Pietro e si prolunga fino all'8 dicembre. Al tavolo della presidenza siedono 10 cardinali, d'Europa, d'Asia, delle Americhe e d'Australia. Di 2 mesi, in 36 congregazioni generali, vengono posti allo studio schemi di deliberazioni sulla liturgia, sulle fonti della rivelazione, i mezzi di comunicazione sociale, l'unità della Chiesa. Oltre 600 interventi orali e quasi altrettante osservazioni scritte dimostrano l'impegno dei padri e la santa libertà dei figli di Dio. Alle sedute assistono i delegati delle confessioni cristiane separate. Oltre alle discussioni, si può dire che la sessione è stata caratterizzata principalmente dalla migliore reciproca conoscenza tra vescovi di ogni latitudine e di ogni lingua, nonché dalla presa di contatto viva e cordiale fra i padri e le delegazioni degli osservatori delle confessioni acattoliche. Un osservatore superficiale potrebbe pensare a una conferenza internazionale nella quale c'è di pittoresco e di diverso dalle solite l'ambiente e le vesti dei partecipanti. Ma questi uomini d'ogni razza e d'ogni nazionalità hanno una sola fede e una sola disciplina, un solo interesse, il Vangelo e la sua applicazione alle necessità del mondo di oggi. Si può ripetere, con le parole pronunciate dal Santo Padre l'8 dicembre, nella locuzione di chiusura della prima sessione, che le lunghe giornate di lavori sono state come un'introduzione, lenta e solenne, alla grande opera del Concilio, un avvio volenteroso ad entrare nel cuore e nella sostanza del disegno voluto dal Signore. Che ciascun vescovo continuerà a studiare e approfondire gli schemi a sua disposizione e quanto gli verrà inviato dalla nuova commissione, nominata da Giovanni XXIII a rappresentanza universale della Chiesa, la seconda sessione, che inizierà nel mese di settembre del 1963,
fa sperare al pontefice che la conclusione possa avverarsi nel gaudio del Natale dell'anno centenario del Concilio di Trento. Padri conciliari, tornando nei loro paesi, portano ancora negli occhi la visione della folla di Roma, che come i cristiani di 15 secoli fa per i padri del concilio d'Efeso, accorre a manifestare il suo giubilo con un corteo di fiaccole che disegna una croce di fuoco nella notte indimenticabile. Cari figlioli, sento le vostre voci, la mia è una voce sola, ma riassume la voce del mondo intero. Qui tutto il mondo è rappresentato, si direbbe che persino la luna si è affrettata stasera a guardare a questo spettacolo, che neppure la Basilica di San Pietro, che ha 4 secoli di storia, non ha mai potuto contemplare. La mia persona conta niente, è un fratello che parla a voi, diventato padre per la volontà di nostro Signore, ma tutti insieme, paternità e fraternità e grazie di Dio. Facciamo onore alle impressioni di questa sera, che siano sempre i nostri sentimenti come ora li esprimiamo davanti al cielo e davanti alla terra. Fede, speranza, carità, amore di Dio, amore di fratelli e poi tutti insieme aiutati così nella santa pace del Signore alle opere del bene. Tornando a casa troverete i bambini, date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa. Troverete qualche lacrima da asciugare, dite una parola buona. Il Papa è con noi, specialmente nelle ore della tristezza e dell'amarezza. Dunque, rispondete alle mie parole e alle mie benedizioni. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum. In nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.